mettere anche un pochino del blush illuminante, sempre se lo trovo, perché io non so più dove ho sparso la roba, quindi non lo so se lo troverò. Ciao a tutti e ciao a tutte! Ragazze, finalmente ecco qui il video in cui vi faccio vedere tutto il mio trucco, consigli e dritte e recensioni sul trucco coreano. Buona visione! Il primo step da fare è quello di prendere appunto il fondotinta Tirtir che io inizio ad applicare, sperando che voi possiate vedere. Prendo il mio specchietto. Cerco di verificare quanto mi possa coprire questo fondotinta. Vedete quanto è coprente questo fondotinta? Non mi voglio limitare a metterlo solamente con questa spugnetta, ma voglio proprio passarlo anche con il mio pennello, diciamo kabuki. Cerco appunto di passarlo. Direi che a questo punto passo anche un po' di correttore illuminante di Maybelline. Chiaramente non è possibile utilizzare solo ed esclusivamente i prodotti di appunto coreani, ma comunque questo è un prodotto che io aggiungo alla make-up routine con questo pennello che vi avevo già presentato in qualche video fa, diverse volte. Che ho trovato davvero eccezionale, fa parte di un kit di pennelli che trovate, se mi ricordo ve lo linko, questo kit di pennelli, anche questo è comunque un kit di pennelli di marchio, direi asiatico, e lo allungo lievemente nelle zone dove ho imperfezioni. Applico a questo punto un pochino di fondotinta prendendolo direttamente con il pennello, perché noto che con il pennello il fondotinta, quello di Tirtir naturalmente, rende molto bene. Quindi lo allungo, vedete? Lo allungo. Ritengo che se usato anche con il pennello, a parte che so che c'è anche la formulazione liquida, ma ritengo che se usato con il pennello sia veramente ottimo. Scusate i miei occhi rossi, molto arrossati. Ora, vedete, prendo questo colore che secondo me è veramente l'ideale per poter dare un tocco di colore alle guance. Bellissimo. Guardate qua, che bellezza. Ancora un po', sempre. Questo, un blush che ritengo sia davvero meraviglioso, un colore meraviglioso. Guardate che luce. Lo passo chiaramente più sulla parte superiore. Non voglio chiaramente fare una macchia, quindi, come spesso mi avete già visto fare, lievemente lo allungo. Voglio usare questa cialda. Uso questa cialda marrone più scuro. Vediamo l'effetto. Benissimo. Prendo poi la parte, vedete, questa parte, quella un po' più chiara, e la passo nella zona della palpebra mobile. Trovo che siano colori molto belli, luminosi e delicati. Ora prendo questo colore e lo passo nella zona di transizione fra la palpebra mobile e quella fissa.
Le cialde sono talmente lavorabili che si possono benissimo sfumare con il dito e quindi passo un po' della cialda, diciamo sparkling, vedete questa molto chiara. Vedete quanto è semplice anche solo con il dito fare il punto luce? Ma anche vedete, sono talmente delicati che anche con una applicazione effettuata con, guardandomi nell'anteprima, effettuata con il dito, poi chiaramente sono tutte delle tonalità complementari che sfumo. Chiaramente io sto realizzando un trucco semplice, un trucco da giorno. Potrei benissimo realizzare un trucco più importante, un trucco per uscire la sera, per andare a un evento, ma mi piace proprio farvi vedere come mi truccherei appunto se dovessi anche andare al lavoro. Mascara, sempre in questo caso della Belle Hypoallergenic. Ecco qua, cosa ne pensate? E tanto che non metto un po' di mascara, metto un pochino di fissante, diciamo, per le sopra i peletti delle sopracciglia. Ragazzi, vi giuro che questo blush è una meraviglia. Poi voglio mettere anche un pochino del blush illuminante di Clavu. È proprio l'ideale da mettere qui per dare quel tocco meraviglioso. Lo applico anche nella zona superiore. Anche in modo da prendere la zona che si trova nel contorno occhi meno spenta. Vedete che dà proprio più luce. Guardate che meraviglia, a me piace molto, moltissimo. Ed ora veniamo alle labbra. Primo step è questo, che è un lip plumper ed anche una tinta labbra in Cozy Mauve di Cosiero. Come potete vedere, già solo questo lip plumper, essendo anche tinta labbra, è eccezionale. Una volta asciugato può rimanere delle ore e proprio il suo effetto, diciamo, tinta dura. Vi posso garantire che anche passato sulla mano non se ne va, se non con dell'acqua micellare. Ora lo faccio asciugare e quindi passo al secondo prodotto eccezionale che diciamo consiglio appunto un po' a tutte voi. Oltre al siero di Cosiero, vi consiglio anche questo, che è il lip gloss a effetto fresco di Romand. È anche questo un color malva, vi lascio tutto in info box. Sento proprio l'effetto rimpolpante, l'effetto circolazione attivata del siero. E ora passo questo. Cosa ne pensate di questi due prodotti labbra? Io li sto usando tutti i giorni. Ci sono delle volte in cui aggiungo appena appena, tamponando un po' del mio rossetto, ma vi posso garantire che nella maggior parte dei casi li lascio così perché mi piacciono moltissimo, ma proprio veramente tanto. Al momento ho lasciato così il mio trucco occhi, va da sé che posso intensificarlo, posso utilizzare delle matite, posso utilizzare comunque lo stesso ombretto anche bagnato volendo con la spatolina apposita per allungare. A me personalmente piace lasciarlo così, ma nulla vieta chiaramente di poter aggiungere del prodotto e dei colori. È naturale che nel trucco, nel make up, si può sempre aggiungere, quindi a piacere si può ulteriormente aggiungere del blush. Ora io lo aggiungo giusto per farvi vedere, quindi posso aggiungerne. Io noto sempre un effetto molto carino, saranno le luci, non ho idea perché mi sembra di averne messo tanto, però vi posso garantire che questo trucco non è pesante, è proprio un trucco fresco che trovo molto molto giovanile.
Vi ricordo che ho messo solo un po' di mascara, non ho utilizzato per mia scelta matite e occhi, non ho utilizzato sempre per mia scelta l'ombretto in modo più pesante, ho voluto fare un effetto soft, però effettivamente rispetto a quando magari anche solo qualche anno fa mi truccavo con la matita nera all'interno dell'occhio e via dicendo, al di là di quelli che sono i miei problemi, diciamo di allergia, trovo che possa questo tipo di make up essere valorizzante. Perché lo dico? Perché si tratta di un make up che è più fresco, più naturale, e mi piace potermi proprio liberare di tante cose che possono rendere anche il viso un po' più vecchio, no? Perché se noi diamo questi colori al nostro viso, una volta che abbiamo un canvas, cioè una tela bianca, e solo questo fondotinta, a mio avviso di Tir Tir, è veramente eccezionale, perché vi rende la pelle un alabastro. Una tela bianca, siete a posto. Benissimo ragazze, mi ritengo soddisfatta. Se avessi fatto degli errori, se avessi qualche pasticcetto, vi prego di perdonarmi, perché come voi sapete io sono molto molto miope e quindi ho utilizzato lo specchietto del blush di Wycon e mi sono un po' aggiustata così come potevo. La cosa che però mi è piaciuta tantissimo è stata innanzitutto quella di truccarmi con voi, perché voi lo sapete, per me passare del tempo insieme è veramente una gran cosa e mi piace, era tanto tempo che avevo voglia di farlo. Mi piace molto potervi dare il mio feedback e quindi potervi dire quelle che sono le mie impressioni su questi prodotti. Allora, il fondotinta di Tir Tir nella versione cushion trovo che sia veramente qualcosa da avere. Se non l'avete ancora provato, visto anche che il suo costo è veramente assolutamente accessibile a tutte, ve lo consiglio. Sappiate che c'è anche in versione liquida. Il cushion comunque è da provare, potete anche prelevarlo, diciamo, con il pennellino, almeno io così spesso faccio, con appunto il pennello per il fondotinta premo sul cushion e poi lo passo sul viso. Potete anche passarlo nelle zone più piccole con un pennello più piccolo e vi garantisco che vi troverete proprio contente. Basta fare chiaramente una buona skincare, una skincare che io ho completato con questo prodotto al pantenolo di che ho trovato su YesStyle. Vi ricordo che tutti i prodotti ve li linko giù in info box sotto al titolo. In questo caso non ho sentito il bisogno assolutamente di utilizzare la cipria, perché questo fondotinta mi sembra auto 70, quindi anche per evitare, visto che sono over 50, di seccare la pelle e rendere il tutto troppo pastoso. Poi ho applicato appunto i colori di questa bellissima palette Recipe Note, ho applicato il blush pescato, ho messo anche questo blush. Come vi posso dire ragazze, più continuità per quanto riguarda la zona dove c'era il blush e la zona anche sotto al contorno occhi, una tonalità più chiara secondo me può dare davvero più luce. Non ho utilizzato terra, proprio contouring per mia scelta, e chiaramente poi sono andata avanti con i vari ombretti facendo un po' il gioco di chiari scuri, e quindi ho utilizzato i prodotti labbra, che a mio avviso sono veramente qualcosa di eccezionale. Ecco, direi fondotinta, soprattutto i prodotti labbra, sono qualcosa che bisogna avere. Ve li lascio anche questi in info box e direi che si può concludere con una spray, in questo caso è quello di Elf. Ecco fatto questo spray, questa mist che pian piano si deve ovviamente asciugare, buonissimo il profumo di cocco, mi sono divertita tantissimo insieme a voi e spero che anche voi vi siate divertiti con me. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare il vostro like se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale, e naturalmente aspetto che cosa i vostri commenti, ditemi che cosa ve ne pare di questo trucco, ditemi se usate anche voi qualche prodotto come questo o cosa usate voi per truccarvi e come vi piace truccarvi. Sono curiosissima, vi aspetto giù nei commenti. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao, un grosso bacio a tutte.